Io sono un superstite, uno dei tanti superstiti dell'eccidio di Sant'Anna avvenuto il 12 agosto del 44. Io soprattutto devo ringraziare la mia mamma, perché è stata lei che con suo atto eroico mi ha salvato. Queste sono la mia testimonianza, che poi ho fatto anche al processo di La Spezia, dove sono stati, se Dio vuole, sono stati condannati all'ergastolo 10 tedeschi, e mi auguro che facciano altrettanto in Germania, che ultimamente sembra che vogliano riaprire il processo, perché è stato bloccato per un certo periodo. Io con mia madre e i miei nonni eravamo sfollati, provenienti da Pietrasanta, eravamo sfollati a Sant'Anna, perché ci sembrava un posto tranquillo. Poi io ero un bambino, avevo 6 anni, sicché giocavo naturalmente come tutti gli altri bambini. E la mattina del 12 di agosto del 44, improvvisamente, la mattina alle 6, si sentì dei colpi alla porta e si videro tedeschi, questi tedeschi. Ci intimarono di uscire tutta fretta, di uscire dalla stanza, ci portarono nella sottostante, che c'erano delle stalle, ci portarono in queste stalle, elevarono naturalmente gli animali, fra i quali c'erano delle pecore, le levarono, ci misero noi dentro con dei calci di fucile. Nel frattempo, dopo qualche minuto, vennero un'altra decina di persone che, prelevate dalle case vicine della località La Vaccareccia, che io ero proprio sfollato in località della Vaccareccia, che deve sapere che a Sant'Anna di Stazzema ci sono diverse località. Naturalmente questa stalla, con tutte queste persone che cercavano naturalmente di uscire, però rivenivano rintuzzate dentro con i calci di fucile e nello stesso tempo con le mitragliatrici e lanciafiamme. Che dentro la stalla c'era il fieno, siccome che era d'agosto, e il fieno naturalmente prendeva fuoco. Io ero un braccio alla mia mamma, mi teneva stretto, e ero seminudo. A un certo punto ero tranquillo, perché ero un braccio a lei, e a un certo punto mia madre cercò solamente di pensare a me, e trovò un angolo dietro la porta. Questa porta, naturalmente dietro la porta c'erano due massi sporgenti. Mi mise a cavalcioni questi due sassi e mi disse di stare fermo, di non muovermi. Quando, nello stesso tempo, naturalmente la stalla bruciava, la gente cominciava a bruciare, a lamentarsi, e vidi, e a un certo punto, siccome che io ero un po' sopraelevato, sicché vedevo un po' quello che accadeva, vidi mia madre già colpita alla testa. A un certo punto le sembrava che entrasse dentro un tedesco. Questo tedesco, se fosse entrato nella stalla, mi avrebbe visto. Allora lei, con suo atto che ha fatto, cioè il suo atto eroico, l'unica arma che aveva, sollevò uno zoccolo, lo lanciò al tedesco, che lo colpì. Questo tedesco si ritrasse, mentre ricolpì la mia mamma con la mitragliatrice, e cadde mortalmente. Trovarono me solamente nella stalla, che ero l'unico bruciato, e avevo perfino i polmoni scoperti, sicché mi presero, improvvisarono una barella con un lenzuolo, mi portarono giù a Val di Castello, che era la località giù, sempre sotto il comune di Pietrasanta, che avevano istituito un pronto soccorso. Mi fecero le prime cure,
i medici dissero che io ero morto, perché io non ce la facevo più a respirare, perché i polmoni praticamente erano scoperti. E cosa fece? C'è fu una mia zia che era sorella di mia madre, mi prese, mi portò dalle suore nella località Tonfano di Marina di Pietrasanta, mi curarono loro con degli unguenti e delle pomate e sono riuscito dopo diversi anni a essere quello che sono praticamente, riuscito a sopravvivere. Devo ringraziare anche tutti i presidenti della Repubblica che sono intervenuti a Sant'Anna di Stazzema, tra i quali naturalmente devo ringraziare molto il presidente Carlo Azeglio Ciampi, che il 25 aprile 2003 ha dato la medaglia d'oro al valor civile a nome della mia mamma, e poi altri presidenti che sono venuti, fra i quali ultimamente sono venuti i due grandi presidenti, il presidente della Germania e il presidente napoletano, con la forma della grande fratellanza che c'è fra i popoli. E cerchiamo naturalmente di levare questo odio che si trascinava da tantissimi anni, e di portare avanti il discorso della pace. Ecco perché il governo, la regione, il comune di Stazzema e con gli altri comuni della Versilia siamo riusciti a ottenere questo grande parco della pace, che tutti i giorni, non dico tutti i giorni, ma tutte le ore abbiamo delle valanghe di studenti dall'estero, dalla Germania, dalla Francia, dalla Svizzera, dall'Olanda, dall'Italia tutta, che vengono a vedere questo posto di sacrificio che hanno fatto quella gente, la gente che si è sacrificata per avere la libertà, soprattutto la libertà.